ero piccolissima perché avrò avuto credo intorno ai 6 anni e mi avevano portato a seguire le sacre rappresentazioni di Pasqua, che è teatro. Mi ricordo che ad un certo punto mi trovo a non guardare più gli attori, ma a guardare le facce della gente che guardava questa cosa. E proprio ho questo ricordo vivido di aver pensato che queste persone, tutte quelle che mi circondavano, erano felici. C'era un'atmosfera di felicità proprio estatica. Ho realizzato il potere che poteva avere il teatro e quindi una rappresentazione. Nel mio percorso formativo sono entrata anche in contatto con un pubblico di ragazzini e quindi del teatro per l'infanzia e ho iniziato a sentire la necessità, forse di dare quello che avevo imparato effettivamente anche a dei bambini e quindi concretamente di insegnare a dei bambini. È qui che avviene l'incontro con Combo, perché quando ci siamo incrociati la proposta è stata proprio quella di integrare il teatro in un, diciamo, in un percorso che era già prestabilito. Per me è stata un'occasione d'oro, esattamente quello che aspettavo, cioè riuscire a portare il teatro non solo fine a se stesso, ma utilizzare proprio il teatro per riuscire a fare qualcosa di più. In quel momento io non capivo bene cosa e Combo mi ha dato forma a questo mio desiderio. Il teatro si integra all'interno invece del viaggio che Combo fa fare ai ragazzi, come supporto, come una luce in più. All'interno di questo percorso si parla di cose impalpabili, perché si parla di sogni, si parla di rispetto, si parla di conoscenza, si parla di emozioni. Noi studiamo una serie di esercizi che spesso non sono prettamente teatrali, ma sono proprio creati ad hoc per l'occasione. E quindi questa parte del percorso ha funzionato benissimo ed è potente, è molto potente. E poi c'è, per esempio, in questo percorso, la conoscenza dell'altro e quindi andiamo ad osservarli e quindi anche qui alcuni esercizi che portano proprio i compagni, che magari si vedono tutti i giorni per mesi, a guardarsi veramente per la prima volta. E anche lì lavoriamo sul fisico e quindi descrivi, trova 5 cose uguali a te nell'altra persona. In automatico questo ti mette in una condizione di ascolto e di osservazione completamente diversa dal quotidiano. Nella scuola in cui noi abbiamo lavorato ad Inzago abbiamo proprio segnato concretamente, cioè abbiamo fatto con lo scotch un rettangolo. E la prima cosa che noi diciamo ai ragazzi è: in questo rettangolo voi siete liberi. Significa che non c'è niente che vi possa fermare. Il link con il teatro per me avviene proprio in questo punto, cioè nella libertà che noi vogliamo far sentire a questi ragazzi, quindi nel non avere la mente occupata da pregiudizi o da cose che effettivamente non si sa nemmeno da dove vengano. Il nostro regalo, fra virgolette, più grande è proprio quello di dire: ok, con questo modo di ragionare libero tu puoi fare qualsiasi tipo di scelta, non siamo certo noi a dirti quale. Credo che un lavoro, chiamiamolo teatrale, su se stessi e sugli altri in un ambiente di libertà totale in cui si va alla riscoperta di cose piccolissime di se stessi, sia qualcosa che automaticamente, proprio perché la materia di questo studio sei tu, ti cambia. Perché tutto questo percorso non finisce lì, ma quello che tu acquisisci lo porti fuori dalla scuola, fuori dalle mura della scuola, dalla tua classe, lo porti in famiglia, lo porterai magari sul lavoro, lo porti nelle amicizie al di fuori, lo porti soprattutto anche solo con te stesso, che è chiaramente un aspetto meraviglioso che il teatro di per sé si porta dietro. Banalmente l'immagine del sasso all'interno dello stagno è proprio quella cosa, cioè noi siamo il sassolino e poi il resto andrà da sé. Diciamo che noi siamo proprio quel sassolino perché abbiamo la fortuna di poterlo fare.